Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi si pulla su Ishtola. Ishtola, dopo tanti dubbi, dopo tante controversie, è la nuova Burst che è uscita all'interno del gioco. Inizialmente si pensava fosse Terra, infatti gli indizi e soprattutto ciò che era stato pubblicato ai tempi riportava a Terra. Adesso invece è cambiato tutto e quindi di conseguenza ci ritroviamo di fronte a Ishtola, quindi un supporto fondamentalmente che riceve la sua BT. Una BT che ha all'interno del kit adesso un LD nuova praticamente, che la rende leggermente più offensiva, le consente di cambiare il suo moveset, il suo kit, così come per esempio fa Yuna nel momento in cui evoca... nel momento in cui evoca Valefor, e quindi di conseguenza la rende decisamente più offensiva. Devo essere onesto, non mi ha fatto impazzire fondamentalmente il kit di Ishtola, quindi non credo di andare a pullare in maniera pesante su questo tipo di banner. Abbiamo le free pull che potrebbero tranquillamente regalarci delle gioie, ma al tempo stesso anche utilizzare ticket dipende soprattutto la quantità di ticket che si vuole utilizzare. Io non credo che in questo banner ne valga la pena. Andiamo però adesso a vedere la parte succosa di questa giornata. Tra l'altro anche Kuja ha ricevuto la sua LD Extend, ha ricevuto il suo livello 80 e ha guadagnato a quanto pare soltanto dell'overflow che dà il party con la sua LD Extend, mentre invece Ishtola ha guadagnato tante belle cosette che però magari cercherò di trattare e di argomentare su Twitch. Ora non so quando andrò in live, perché oggi è Ferragosto, cioè oggi è la notte di Ferragosto, domani è per l'appunto Ferragosto, quindi non so effettivamente quando sarò disponibile online. Penso che molto probabilmente recupererò nei giorni di sabato, domenica, o magari vediamo un pochino il da farsi per la prossima settimana, però diciamo che fondamentalmente lascio liberi tutti dal festeggiare quel poco che c'è da festeggiare anche per questo Ferragosto. Personaggi sinergici di questa Medal Challenge, se così si può dire, abbiamo Fujin, Baltier, Ishtola che guadagna la Burst e la LD, e poi Kuja con Lilizet e Sabine, addirittura che era l'ultimo sinergico che non ero riuscito neanche a trovare io, che vabbè, non mi fa né caldo né freddo, quindi va bene. LD Extend per quanto riguarda Kuja, BT ed LD per quanto riguarda Ishtola. Bellissima l'immagine qua del banner con Ishtola tutta tipo carica con l'aura, va bene così. Allora, io direi di andare prima nel banner di Kuja, andiamo a vedere cosa ci consente di ottenere il banner. Oh, una bella orb dorata, che però qui fondamentalmente non mi interessa, perché diciamo che di tutti i personaggi non ho nulla fondamentalmente da cercare. Cercherei solo la burst, ma oltre quella anche a prendere un LD di Kuja che comunque già possiedo, ovviamente non mi interessava più di tanto. Va bene, avrei preferito trovare la LD di Ishtola dalla free piuttosto che quella di Kuja. Andiamo invece a vedere adesso cosa ci darà il banner di Ishtola. Ovviamente una sfera azzurra. Non dovrei fare loading strani né connecting, proprio perché ho già scaricato i dati di gioco, quindi diciamo che sono abbastanza coperto dallo spoiler free. Non ho contato neanche quante orb sono passate. Ok, quindi mono oro diretto con Fujin. Bene, malissimo queste free multi. Va bene, a questo punto direi che abbiamo questi 50 ticket che possiamo spendere. Non vorrei spendere di più sinceramente, a questo punto mi interesserebbe soltanto la LD di Ishtola, non certo altro. Non voglio spendere gemme, voglio stare assolutamente
col mio quantitativo fino magari a fine mese, avere più ticket possibili da sfruttare in altri banner. Sono sicuro che tanto comunque Stola per il roster di personaggi che ho non l'andrei ad utilizzare più di tanto. Devo essere anche abbastanza onesto intellettualmente con chi mi segue, ma soprattutto con me stesso. Personalmente parlando, è stato abbastanza deludente questo kit di LD e BT per quanto riguarda Ishtola. Per cui magari sì, uno tenta qualche ticket giusto perché comunque li possiedo e perché magari tra i vari eventi li posso anche recuperare, ma fondamentalmente non è quello che cerco. Mettiamola così. Poi tra l'altro uscirà a breve anche la LD di Sera. Anche Sera farà il suo ingresso con il banner della Summer Campaign, simile a quello che abbiamo visto con Eris. Quindi anche lei avrà il banner suo speciale, con appunto la possibilità di poter trovare la LD all'interno del banner, con penso rate aumentati, così come è stato per esempio per Eris. Poi per il resto deve uscire la Boss Rush fine mese e il capitolo nuovo. Boss Rush che secondo rumors di corridoio, voci di corridoio abbastanza particolari, tende a sottolineare l'avvicinamento di Wakka. Quindi Wakka potenzialmente potrebbe ottenere la sua LD. Ora, non so effettivamente quanto possa essere vero perché ormai diciamo che fondamentalmente ci sono tante notizie che ultimamente stanno girando, ma che non danno nulla di buono. Dai LD? No, Baltier. No, Baltier, non ricordo se ne avevo già trovato. Non ce l'ho ancora maxato Baltier, ma non ricordo se avevo trovato la sua ex. Quindi non so se effettivamente è una ex nuova o se è una ex che già comunque possedevo. Non ci faccio caso. Beh, comunque diciamo che i contenuti all'interno del gioco, soprattutto dove pullare, non mancano in questo periodo. Fortuna che comunque le free pull consentono di avere un buon margine di guadagno. Un'altra ex di Baltia. Oddio. Abbiamo il meme del banner, mi sa, abbiamo trovato il meme del banner. E quindi diciamo che dal punto di vista di pool non ci possiamo lamentare. Abbiamo i ticket dorati che ti consentono comunque di ottenere ex o comunque armi di personaggi che magari non hai avuto prima. Abbiamo le free pool, un'altra ex di Baltia, ma che cazzo? Abbiamo anche i vari banner con le multi free fino a settembre, quindi abbiamo ancora altre 2 settimane per tentare comunque di collezionare il più possibile. Quindi non è assolutamente male il periodo giapponese di questo, diciamo, di questa fascia, di quest'estate, mettiamola così. Giustamente, tra tutti i problemi che abbiamo avuto, rerun, contenuti mancanti, posti vuoti, eccetera, è stato abbastanza deludente. Però diciamo che stiamo recuperando anche in grande stile. Allora, mancano ormai veramente gli ultimi 10 ticket. Io veramente non vorrei andare oltre perché cioè l'LD di Stola fondamentalmente è carina, però non credo che ne valga la pena. Cioè, fondamentalmente è un PG che può essere benissimo sostituito da qualcun altro. Proprio letteralmente può essere sostituito da qualcun altro. Per cui veramente non mi sentirei di consigliare addirittura il pool. Poi magari vedendolo in azione, che ne so, potrei anche cambiare idea. Però non credo. Oddio. La maledizione. Questa è la maledizione. La maledizione. Perché? Cioè, perché?
Perché questo gioco? Perché? Cioè, non mi hai dato la LD, però mi stai dando addirittura la burst. Dal ticket. Era da un bel po' che non trovavo una burst dal ticket, il che mi rende abbastanza contento. Però perché questa cosa? Perché? Perché? Ora sono ovviamente costretto a cercare la LD. Sono assolutamente costretto a cercare la LD. Ed è una cosa che non volevo fare. È una cosa che non volevo fare. Quindi, magari tiriamo qualche altro ticket. Però veramente sotto i 350 non vorrei andare. Veramente sotto i 350 non vorrei andare. Perché non credo che sia. Cioè, non credo che ne valga la pena, seriamente. Cioè, il fatto che l'abbia trovata dal ticket per me è stata abbastanza sfigata come cosa. Perché io volevo soltanto l'LD di pistola, giusto per poterla avere come personaggio da utilizzare, magari come tappabuchi, fondamentalmente. Avendo le risorse, mi va di spendere magari per. Magari non spendere in futuro, ecco, mettiamola così. Però condannarmi a cercare adesso l'LD, un po' come mi è successo con Ramza, è brutta come cosa. Specialmente perché non voglio spendere le gemme. Cioè, la cosa che a me dà più fastidio è il fatto che non voglio spendere le gemme e voglio andare di ticket. Cioè, avendo i ticket, io preferisco utilizzare i ticket. Non voglio utilizzare le gemme. Ed è questa la cosa che mi dà fastidio. Ed è veramente, veramente fastidiosa questa cosa. Io avevo. Cioè, non dico che avevo il presentimento. Avevo paura, fondamentalmente. Avevo paura di. Che potesse succedere una cosa del genere. Avevo letteralmente paura. Perché con Emperor non è successo, giustamente. Perché magari dici, sai, Emperor almeno è un DPS. Almeno, non lo so, ti consente di essere un po' più offensivo. Sì che Stola, ok, diventa più offensiva, ti prende un bel boost per quanto riguarda l'attacco a se stessa, prende un 120% addirittura grazie all'LD di attacco selfish, quindi non è malvagia come cosa, però. Veramente. Veramente una bella tegola. Questi sono gli imprevisti che tu magari non vuoi, ecco. Cioè, avrei preferito evitare, sinceramente. Comunque, vado a 350 ticket per il video. Poi possibilmente stacco e deciderò che cosa fare dopo. Perché non vorrei utilizzare le gemme. Sì che fino a 120k mi posso fermare, perché comunque avendo le free pool il PT teoricamente mi verrebbe a costare 120k. Però ti prego, fammi chiudere il video con l'LD, dai. Oh, perfetto. Ok. Va bene. Ce ne siamo usciti con meno di 100 ticket. Ok. 372, siamo partiti da 450. Ok, perfetto. Perfetto. Perfetto, 80 ticket più o meno abbiamo ottenuto tutto. Ok, va benissimo, va benissimo. Ragazzi, spero che anche voi possiate avere la mia stessa fortuna. Io vi ringrazio al solito per aver visto il video e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.